Sempre più forte il legame del premio Semplicemente Donna con la Valdichiana Aretina ed in particolare con il comune di Castiglion Fiorentino. È iniziato il percorso di avvicinamento alla serata che si terrà a novembre e che sarà ospitata dal Teatro Mario Spina del comune della Valdichiana. Quando noi abbiamo deciso di organizzare un premio dedicato alle donne non abbiamo esitato a pensare alle donne che ogni giorno sono in trincea e che quindi devono ogni giorno combattere per tutelare la propria salute, la propria incolumità e il proprio essere donna. Quindi la mission di questo premio è la lotta contro la violenza di ogni genere alle donne, aperto a tutte le donne del mondo, quindi a donne che vengono da mondi e da paesi diversi e che quindi devono affrontare il problema della violenza sotto vari aspetti. Da parte nostra un privilegio, ma anche un onore poter accogliere il premio Semplicemente Donna, che poi di fatto è la prosecuzione di quella affermazione dei diritti fondamentali delle persone e in questo caso dell'universo femminile. Le categorie in cui verranno premiate le donne sono la pace, i diritti umani, l'impegno sociale e civile, la ricerca scientifica, l'arte, la cultura e il sociale, il giornalismo, il coraggio e l'imprenditoria sociale. Verrà premiato anche un uomo per la pace e i diritti umani. Ancora top secret i nomi, la serata ci sarà il 22 di novembre, di sicuro saranno coinvolte le scuole. I ragazzi si confrontano con delle storie, delle realtà, realtà di violenza, realtà anche di lotta per l'affermazione del proprio valore, delle proprie aspirazioni. Ecco, sono tutte esperienze di vita vissuta che i nostri ragazzi possono incontrare e l'obiettivo sicuramente principale è quello di dare informazione in modo tale che i nostri ragazzi possano conoscere quelli che sono i campanelli di allarme per incontrare appunto forme di violenza proprio per prevenire.